Eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ciao ragazze, ciao Giorgio. Buonasera. Buonasera. Come vedete abbiamo una novità. Buonasera, buonasera a tutti. Adesso aspettiamo un secondo che si collegano tutte le persone. Come vi dicevo, c'è una novità. Maria Grazia. Ciao Maria Grazia. Buonasera. Ciao Giorgio, ciao a tutti. Ed è un piacere essere qua. E per Un noi è un secondo. piacere ospitarti. A me Veniamo fa anche molto piacere. da una settimana dove ci siamo incontrati e abbracciati anche di persona. Con Perché lo molto diciamo? piacere, davvero. Ma ringrazio, lo diciamo perché? Siamo anche Certo che lo noi. diciamo perché. Siamo tutti Perché uniti da facciamo parte del corso degli Reiki 3 di Milano con il nostro Gaetano. Effettivamente Giusto? sì. È la risposta corretta? Assolutamente. Ma hai fatto anche i corsi con gli angeli, con noi, gli arcangeli. Insomma, stiamo facendo un percorso tutti insieme ormai. Scusate, io mi Già. distraggo perché sto vedendo già delle persone che si sono prenotate e mi scrivo che ci sono. Ti porti avanti. Sono la lenta della situazione. Allora, Antonella, che ci vediamo chi c'è. racconti? Anche questa settimana è stata un po' particolare. Ho dipinto ancora qualcosa, ma ho fatto tanti lavori anche su di me. Diciamo che ho sempre il tavolo con i miei colori, quindi quando mi rilasso tantissimo disegnare, dipingere, quindi è sempre molto rilassante. Alla sera, se non riesco a dormire, preferisco fare qualcosina e quindi quello aiuta anche tanto poi a dormire, perché ho notato che se guardo la televisione a volte o così, poi non faccio fatica a dormire, quindi mi metto, lascio magari accesa, ma dipingo, quindi qualsiasi cosa, un po' di tutto, non sempre soltanto angeli, faccio anche altre cose. Quindi oggi però particolarmente farò gli angeli. Quindi è una cosa che rilassa, che aiuta il sonno. E quindi mi piace tantissimo fare quello e poi tutti i lavori che faccio ancora su di me, perché comunque non abbiamo mai finito di imparare, c'è sempre qualcosa da risolvere, qualcosa di andare a guardarsi dentro, a valutare perché succedono, cioè, succedono certe cose, eccetera, eccetera, quindi sono sempre perennemente al lavoro. Non so se anche voi capita questa cosa. E poi questo periodo qua particolarmente mi ha veramente spinto, ho anche letto dei libri che non ho mai letto così velocemente in 2 giorni, cioè mi ha preso talmente tanto che libri sempre su di noi, queste cose qua. Quindi faccio questi cambiamenti, cerco di provare a entrare dentro di me e leggermi se riesco, e quindi chiedo poi aiuto agli angeli, a chi sopra comunque, per fare delle letture che magari io da sola non riesco proprio a vedere. Quindi è veramente un lavoro o con qualcuno o con te stessa, perché comunque siamo noi, dobbiamo poi andare avanti. Quando ci troviamo davanti a dei problemi, dobbiamo vedere come mai si sono creati questi problemi e anche come poterli risolvere o comunque poterli trasformare in qualcosa che non influiscano poi sulla nostra vita di tutti i giorni. Perché se io mi arrabbio sempre con una persona perché non so, perché mi fa dei dispetti, dovrei andare a vedere come mai mi fai dispetti. Quindi sono tutti questi lavori, queste cose che aiutano poi ad avere una nuova visione della propria realtà e di quella che c'è attorno, perché non sai mai l'altra persona come mai si comporta così. Quindi Assolutamente. sempre mettersi, non mettersi nei panni, ma comunque vedere da diverse prospettive la situazione.
devo dire che se poi la guardi, l'analizzi, perdoni anche perché ci vuole anche quello, poi veramente cambi, lo lasci dietro le spalle, va nel passato, basta, non c'è più bisogno di che risucceda la stessa cosa. Parole correttissime, bellissime. La gente intanto si è già collegata, è arrivata Sofia, Chiara, è arrivata Rosy, un bacio a tutte, è arrivata anche Antonella, grazie di esserci, Katia, Damiani, grazie mille di esserci. Possiamo iniziare? Cosa dite? Come Giorgio? Possiamo Sì, chiedo iniziare, scusa, cosa ma dite? vi sento poco, quindi spero di riuscire a comunicare. Assolutamente sì, dai. Ci sono gli angeli che ti proteggono. Mi hai sentito? Ci sei? Ok. Certo. Io volevo dire intanto una Sì. cosa. Mentre canalizzavo il messaggio per una persona, in realtà mi è arrivato un messaggio per tutti. E parlo con le mie compagne di viaggio, abbiamo deciso di leggerlo così. A tutti, anche quelli che non sono riusciti a prenotarsi per tempo, riceveranno un messaggio oggi. E se volete lo leggo subito. Cosa dite? Sì. Okay, vado allora. Questo Assolutamente. Vai, è un Giorgio. messaggio per tutti. Concerto di violini ed armonie di arpe suonano per voi. Figli amate, restate nell'amore, restate sempre accanto a noi. Insieme doneremo all'universo la luce di cui ha bisogno, luce che rischiara il buio, luce che dona conforto, luce che allevia ogni dolore. Noi vi amiamo, siete nostri fratelli e sorelle, siete parte di noi. Melodie di pace suoneranno nei cuori delle persone se rimarremo uniti nella luce, se rimarremo uniti nell'amore. Il dono della vita è prezioso, comunque essa sia. A volte siete tristi. Altre volte vi arrabbiate, altre ancora vi allontanate da noi perché vi sentite abbandonati. Non lo siete, non lo siete mai stati. Noi siamo sempre al vostro fianco, in ogni istante, in ogni momento. Avremo sempre una parola di conforto per voi, avremo sempre un abbraccio d'amore per voi. Anime di luce, fate vibrare i vostri cuori, all'unisono ed insieme canteremo parole di pace. Restate nell'amore. Restate nella luce. Namaste, i vostri angeli. Io. Bellissimo, grazie. A voi. Quando mi è arrivato, alla fine l'ho riletto con calma dopo e mi sono commosso. Non chiedetemi per quale motivo, ma quando, soprattutto nella frase, quando dice che a volte vi siete allontanati perché vi siete sentiti abbandonati e non lo siete, effettivamente non lo siamo mai. Ok, iniziamo con i messaggi delle persone che si sono prenotate. Sì. Chi legge per primo? Allora, iniziamo con i miei primi quattro. Vai. Allora, Olga Costantino, Gloriana Natale, Katia Loretta, Antonia Belfanti. I miei quattro invece sono Manuela Maccarini, Elisa Cervadoro, Corrado Simonato e Anna Pia Garofano. E i miei quattro sono Emma Bandinu, Ersilia Amatrudi, Maria Pia Gianelli e Antonella Dalbianco. Noi sappiamo che anche Antonella ha ricevuto un messaggio canalizzato. Lo vuoi leggere? Lo leggo Per tutti. adesso? Dai. Stavo preparando, aspetta. Allora, questo è un messaggio che io ho canalizzato. Diciamo un po' per tutti, dice questo: allora, scegliere e non aver timore di sbagliare. Scegliere è molto mo meglio che fermarsi e restare fermi su un punto. Scegliere è difficile, ma necessario perché per crescere e per trovarti sulla strada del tuo cammino verso l'illuminazione. Ogni volta che ti fermi, fermi l'evoluzione, perché queste sono le prove che ti servono per arrivare fino al divino. Scegliere è anche un modo per trovare le forze e il coraggio dentro ognuno di noi.
Quando queste, scusate, tutti siete in questa esperienza divina per divulgare la vera virtù delle virtù, che è l'amore. Quando questa virtù guiderà ogni essere vivente, avremo raggiunto il paradiso e l'amore incondizionato verso il tutto. Trovatelo dentro di voi e questa meravigliosa virtù dell'amore e divulgatela con il vostro cuore puro e vero, chi ancora ha difficoltà a trovarlo. Era questo. Abbiamo perso Bellissimo. qualcosa? Abbiamo perso Giorgio, probabilmente adesso starà risistemando il tutto. Lo Quindi. devo rileggere per lui. No, no. È molto bello Giorgio, comunque, è proprio bello, grazie. piace? È Sì. arrivato, sì, perché ne ho chiesti due o tre, però questo era quello che mi sembrava, quello che più mi piaceva di quello che mi era arrivato, ed è un bel messaggio, appunto. A volte ci troviamo in un video, non sappiamo cosa scegliere e per comodità non scegliamo. Stiamo lì, tanto qualcosa accadrà, però poi, quindi ci invita proprio ad utilizzare il nostro cuore. Quindi, è quello, il messaggio è l'amore, la virtù più alta che può aiutare proprio tutti. Il motore più grande alla fine è quello che muove tutto. Motore del sì, perché poi il tutto, mi diceva il tutto, ma nel senso di tutto, tutto universo, esseri viventi. Animali, piante, la terra e tutto il resto che ci sta attorno anche. Il sole, comunque tutte queste forze che vengono comunque anche da lì e noi siamo polvere di stelle oltretutto, quindi siamo tutto il tutto. Allora, vado avanti, inizio a leggere i miei messaggi. Sì, perché dei miei quattro non si è presentato nessuno, al massimo poi ne leggo altri quattro. Ok, allora io intanto parto con Olga Costantino che è presente. Amata anima, la tua realtà è pronta per un grande cambiamento, in meglio. Ricorda chi sei nella rinascita della tua essenza più pura. Ascoltati e sentiti pienamente. Ricordati del grande potere del pensiero. Tutto ciò che pensi è tutto ciò che crei. Solo così, ascoltandoti e credendo fermamente in te stessa, ti riapproprierai del tuo potere personale attraverso nuove consapevolezze. Fai ciò che ti dà gioia, rinnovati, unisci mente e cuore. E crea nuove opportunità per il tuo bene più grande. La tua forza viene dal tuo interno. Cerca sempre di essere in uno stato di gratitudine e gioia affinché le tue vibrazioni possano espandersi al massimo, affinché l'universo possa comunicare con te in piena connessione di una vita vissuta nell'amore. Gioca questa carta, la più potente di tutte. Così che tu possa vincere la partita. Prosperità infinita per te, Arcangelo Metatron. Sembra un po' Antonella quello che hai detto poco fa tu, no? E siamo connessi. Eh sì. Poi ho il messaggio per Floriana Natale. Amata figlia, è tempo di ritrovare quello spazio per dedicarti all'ascolto del cuore. Ferma la mente, ritrova il contatto con il tuo centro e con le tue emozioni. Musica di sottofondo, respiro e il vuoto. Riappropriati delle tue vibrazioni. Torna a sentirti libera. Apri il tuo sguardo verso quella fede che ti aprirà la presenza al divino. Tutto è dentro di te. Vivi questa luce e curala come un giardino. Più lavorerai interiormente e più ti renderai conto di cosa risuona in te. Cura il giardino e decidi chi e cosa potrà entrare in questo paradiso. Fai crescere tanti fiori. Onora il tuo spazio. Sii custode di ciò che sta nascendo. Sii responsabile di questo spazio e godi del profumo di libertà che respiri. È il tuo mondo, un insieme di frequenze in grande espansione.
proteggi tutto questo e taglia quando serve. Con amore, Arcangelo Raffaele. Poi ho il messaggio per Katia Loreggia. Figlia cara, determinata e saggia, dentro di te hai tutte le prove di quanto sta mutando in te a livello profondo. Tanto è tutto è servito al tuo riscatto. La tua saggezza è frutto del percorso di crescita che hai accolto come un tesoro. Tu sei amore, apriti ancora di più a ciò che verrà, anche se ci vorrà ancora un po' di pazienza. Nell'attesa, mantieni il tuo atteggiamento in apertura, apri le braccia, ama e accogli i doni che arriveranno. Avrai successi importanti, asseconda il flusso e rimani te stessa, con amore e benedizioni, Arcangelo Uriel. Poi io avrei Antonia Del Fanti, ma non è ad ora, fino ad ora non l'avevo trovata, quindi farei andare avanti, Maria Grazia, ok? Io però vi chiedo aiuto perché non vedo bene i commenti e mi sembra di non aver visto neanche uno dei nomi che ho citato. Non so se voi avete visto Emma Bandinu, Ersilia Matrudi o Maria Pia Giannelli, Antonella Dal Bianco. Aspetta che ti aiutiamo. Emma Bandinu c'è, ok, perfetto. Cara Emma, allora, questo messaggio è per te. Emma, dolce cara, alle alte sfere che da quassù ti ascoltano e guidano da tempo. Le tue azioni e le tue parole sgorgano dall'amore più puro. Allora splendi, e splendi come sai, e non tentare di essere altro da te stessa. Ascolta la tua essenza, la luce che emani quando sei ben centrata è incredibilmente pura. Non serve un'altra ricerca, sei già sulla tua via maestra. Il sole splende nel tuo cuore. Amati come sei, ama ciò che sei e che fai. Sei perfetta proprio così. Nelle tue giornate, lasciati guidare dal sole che è in te. Respira aria piena di luce. Cammina nella natura e tutto il creato ti parlerà dell'amore che porti in te e di come riversarlo sul mondo. Cara, splendida anima, affidati a me, Arcangelo Michele. Maria Grazia, sono arrivati anche tutti gli altri tre. Vado allora. Per Ersilia Amatrudi. Cara figlia, eccoti a noi con il tuo cuore finalmente limpido e senza più tempeste. Siamo felici, cara amata figlia, di vederti più serena e più disposta ad ascoltare il tuo cuore. Ora è solo questo ciò che devi fare, ascoltare il tuo grande e bellissimo cuore. Esso ti sussurra parole sagge e dolcissime che ti potranno guidare là dove tu sei diretta. Lascia alle spalle i dubbi e il timore di non farcela. Ora è il tempo del raccolto. Apriti a riceverne i doni. Sei amata in ogni istante e ogni istante è prezioso per amare. Sii luce, i tuoi angeli custodi. Ecco, cara Ersilia, questo meraviglioso messaggio era per te. Ora mi rivolgo a Maria Pia Giannelli. Cara Maria Pia, la luce è ovunque, dentro e fuori di ognuno di noi. Dovete solo imparare a riconoscerla. Anima dolce, anima affranta, a volte la vita ti sembra ingiusta e inutile, ma così è perché guardi solo a ciò che secondo te non è andato come doveva. Prova a fermarti e a cambiare il tuo punto di vista. Quante cose hai fatto, quante prove superate, quanto dolore hai sciolto in lacrime e trasformato in amore. E a te questo sembra nulla? Invece è molto, moltissimo. Dolce amata creatura, ai nostri occhi grande è stato il tuo percorso.
Se solo tu accettassi il tuo valore e la tua luce, potresti riprendere a correre verso la gioia. Ecco cosa ti diciamo ora. La gioia è nelle tue mani, è già in te e devi solo accoglierla. Non aver paura della tua luce, è così bella, così luminosa e noi ti appoggiamo e supportiamo. Siamo accanto a te, piccola, piccola fiamma del cielo. Basta che ti apri a noi e tutto si dipanerà. Prova ad affidarti a noi, chiedi di alleggerire il tuo peso e noi saremo lieti di farlo con amore immenso. Bene, cara Antonella dal bianco, ora è per te. Cara figlia, quanto sei bella, quanto siamo fieri del tuo percorso. Hai compiuto davvero un cammino incredibile. La tua capacità di trasformare il buio nella luce più intensa è di una forza magica. Sai chi sei, Antonella cara, sai cosa devi fare e noi possiamo solo continuare a starti accanto e a soddisfare le tue richieste. Grazie per la tua fiducia. Come vedi, anche qui ti diciamo quanto sei amata e protetta e benedetta. Continua a spargere l'amore ovunque e nulla del tuo essere andrà mai sprecato. Preziosa sei a noi e benedetta dall'universo. La tua luce è infinita. Grazie. Spero che sia arrivato al cuore di queste persone care. Io ne leggo due che nel frattempo prima mi sono sfuggiti, che sono Elisa Cervadoro e Corrado Simonato. Questo è il messaggio per Elisa. Aiutare gli altri non è semplice, soprattutto per un cuore sensibile come il tuo. Anima cara, sii soddisfatta di ciò che fai e di ciò che sei, perché noi lo siamo di te. Osserviamo i tuoi passi, a volte fermi e decisi, a volte impauriti, ma sentiamo la forza di volontà che è dentro di te. Essere grande. Sei un fiore sbocciato con mille petali gialli. Senti nel profumo, è il profumo dell'amore che è in te. Nutri il tuo fiore con la luce del sole. Crescerà forte, porterà la sua bellezza nei cuori delle persone. Abbi fiducia nelle nostre parole. Credi sempre in te stessa e l'universo ascolterà la tua voce. Il suo suono risuonerà come il battito del tuo cuore, riempiendolo di amore puro. Ti siamo accanto e ti avvolgiamo nella nostra luce divina. Cara sorella, crea un giardino di fiori intorno a te. Aiutali a crescere. Porta sostegno a chi ha bisogno e tutto questo amore ritornerà a te 100 volte più forte. Espandi quel cristallo di luce che è in te e sii da faro per le persone che hanno perso la strada. Ti doniamo tutto il nostro amore perché lo meriti. Nei momenti difficili chiamaci e ci troverai al tuo fianco, pronti ad alleviare ogni tua sofferenza. Ricorda, tu sei un girasole, dentro di te hai la luce del sole. Credi in te e nel tuo cuore. Questo è stato un messaggio arrivato dall'arcangelo Uriel. Il messaggio invece per Corrado Simonato. Sensibilità è la parola che ti rispecchia. Cuore dolce e pronto a aiutare gli altri. Per te prima vengono gli altri e poi arrivi tu. Per questo spesso soffri per il comportamento delle persone. Doni amore e speri che gli altri facciano lo stesso con te. Anima nobile tu sei, già amore tu sei, luce tu sei, sei in pace. Ogni volta che ti guardi allo specchio, osserva i tuoi occhi, vedrai le scintille della tua anima risplendere come stelle del firmamento. Tu, caro fratello, sei importante, sei forte, sei giusto. Ascolta la nostra voce, seguici e ti condurremo verso l'amore assoluto. Ti insegneremo ad accettarti e ad amarti. Hai già dentro di te tutto ciò di cui hai bisogno. Devi solo aprire la porta della stanza dentro al quale spesso ti rinchiudi. Chi è sincero non deve temere le parole degli altri. E se un giorno ti dovessi sentire ferito dagli altri e dall'altrui pensiero, sii come acqua di fiume, lascia tutto scorrere via, lontano da te. Noi sappiamo chi sei veramente, per questo ti amiamo. Ora abbracciati forte, questo sarà il nostro abbraccio.
il calore che senti è l'amore che ti stiamo donando, amore incondizionato, un abbraccio di luce, l'arcangelo Uriel. Io intanto chiederei se sono arrivate Manuela Maccarini e Anna Pia Garofano, altrimenti andrei avanti. Leggiamo intanto gli altri quattro nomi. 4, sì. Allora, ripeto cortesemente se fosse presente Antonia Delfanti e poi vado avanti con Angela Franciaresi, Bruno Pinese, Alessandra Natale ed Eugenia Sergio. Allora, io leggo i miei che sono Rosanna Reverberi, Monica Calcinati, Anna Rita Giochi, Ivette Senesi. Invece i miei quattro, che tre li ho già visti, sono Cristina Ottavianoni, Stefania Messori, Lucia Verrilli e Jessica Angele Fossard. Vediamo. Vai. Allora, Angela Franciaresi, anima cara, ho un invito per te. È un invito a generare pensieri positivi, autoavveranti, un invito a nutrire il positivo affinché tu possa trasformare ciò che credi impossibile. Trasforma l'energia intimamente a ritrovare te stessa insieme al tuo potenziale divino. È una bellissima opportunità per capire il tuo percorso evolutivo. Non è difficile, puoi creare soluzioni, sei in grado. Fai in modo che ogni giorno sia un buon giorno, di attivare prosperità e abbondanza, siccome un terreno che si rigenera ciclicamente. Adattati e ricomincia, e ogni volta nuove risorse si presenteranno. La strada è spianata. Accogli questa rivelazione, accogli questa vibrazione con il coraggio di seguire la nuova rotta sulla via del cuore per una vita migliore. Namaste, Arcangelo Michele. Poi ho il messaggio per Bruno Pinese. Figlio caro, ciò che hai creato ha messo le basi per ciò che realizzerai nel tempo. È l'inizio dei successi e della prosperità infinita del cielo. Hai lavorato tanto, bene, non ti sei accontentato. Hai continuato a cercare e se ancora hai dubbi, non smettere di credere in ciò che fai per accontentare e compiacere gli altri. Non hai bisogno di fermarti perché i tempi sono maturi. A volte la stanchezza ti pervade. Basta solo che tu ti riprenda i tuoi passi, respira e ti accorgerai che sarai in grado di lasciare andare. Farai spazio a nuove ispirazioni, a nuove occasioni. Abbi fiducia in tutto ciò che fai e sia un momento che stai creando nel flusso di una nuova realtà. Sentirai il richiamo e spontaneamente risponderai e ti lascerai trasportare verso la realizzazione di ciò che ti aspetti. Namaste, Arcangelo Gabriele. Poi abbiamo Alessandra Natale. Amata figlia, quando lavoriamo per creare luce per gli altri, noi illuminiamo anche la nostra strada. Tu, amata figlia, sei questo. Tu sei luce, pronta a sbocciare in primavera, in cammino, accompagnata dalla mia presenza, a ritrovare completamente l'amore per te stessa e verso gli altri. È il mio dono per te, affinché tu possa avanzare, assaporando l'armonia che riconoscerai in ogni parte del tuo essere. La mia presenza sarà amorevole e costante, alimenterà la tua creatività e il tuo intuito. Ognuno ha il suo ruolo in questa vita, ognuno vede ciò che è pronto a vedere. Tu sei pronta a cambiare, sei in un fascio di luce che ti distingue, perché la tua anima ha fame e sete di vita, di conoscenza. Ciò
Sei un'anima che ha strumenti evolutivi preziosi in mano. Hai la possibilità di guardare oltre. Sei un'anima desiderosa di incontrarsi e avanzare. Sei un canale di meraviglia che per splendere è rinata attraverso le leggi divine. Sono con te, per te. Namastè, Arcangelo Metatron. Io ci sono a quattro, vero? Ok, allora Giusto? parto io. Sì, aspettavo perché non sentivo più la tua voce, Viviana. Forse dovevo leggere Eugenia Sergio. Sì, mi Ok. manca uno. Scusami, Maria Grazia, Vai perdonami. tranquilla. Eugenia Sergio, anima amata, c'è una benedizione per ogni accadimento. Osserva ogni sfida che in questo particolare momento è giunta a te. Sei una guerriera, indietro non si torna, perché l'anima scalpita per poter evolvere. Lei sa che passare attraverso determinate condizioni è una tappa obbligata. Non pensare a cosa avresti voluto, ma focalizzati su cosa non vuoi più per poter creare il nuovo. C'è tanto amore in tutto ciò che sta accadendo. Se solo ti fermi e in silenzio ascolti, nell'ascolto arriverà la comprensione che tutto ciò di cui hai realmente bisogno è già dentro di te. Riconosci il tuo potere e inizia a manifestarlo in tutta la sua bellezza, perché lì si manifesterà la tua virtù. Ci saranno occasioni di felicità in allineamento alle energie cosmiche. C'è una fitta rete di amore infinito per te. Di fianco a te stiamo incessantemente, i tuoi angeli custodi. Che meraviglia. Allora, per Rosanna Reverberi. Cara Ros, che bella la tua luce. Grazie tesoro, grazie per la tua fiducia, grazie per la tua apertura. Non credere che gli altri non si accorgano di quanto vali, o se lo fanno, ma anche se non te lo dimostrano sempre, tutti sanno quanto sei speciale. Ora però sei così sicura che tu abbia bisogno del riscontro degli altri? Non ti basta essere certa di camminare nella luce? Non ti basta il nostro appoggio? Piccola anima luminosa, credi di più in te. Sei proprio un'anima bellissima e porti amore e luce in ogni posto che tu visiti e in ogni persona che incontri. Sii consapevole di questo sempre. Non serve aspettare il consenso degli altri. Amiamo tutto ciò che fai perché in ogni cosa tu metti il tuo cuore. Preziosa sei per il mondo e per noi. Noi ti amiamo, sei amata e benedetta. Grazie, 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 tesoro dolce. Cara Rosanna, mi sono commossa quando ho scritto questo messaggio, quindi spero ti faccia piacere. Monica Calcinati, carissima figlia, a te veniamo con amore divino. Il tuo dolce richiamo ci porta nel tuo cuore e questo è un dono, è una grazia divina. Attenta agli altri sei tu, dotata di amore puro e preziosa a noi come sorella. Continua a fare ciò che fai con tutto il tuo amore. Questo da solo farà la differenza nel vostro mondo. Affidati alla luce. E continua a vivere con amore. Sii luce e porto per le anime che si rivolgono a te. Noi siamo con te e in te. Siamo intorno a voi, coprendovi di luce immensa. Tutto è luce e amore. Vivi e ama, dolce Monica. Anna Rita Giochi, che ho visto prima, quindi c'è. Gioia cara, che piacere poterti dire quanto ti amiamo e che ti siamo vicini sempre. Mai sei sola, neppure per un istante. Anima pura, noi aspettiamo da tempo che tu ti apra a noi con tutto il cuore ed ora è quel momento. Hai qualche timore, alcuni dubbi da sciogliere e un po' di reticenza, ma tutto questo dipende dalla tua mente.
Lasciala andare, centrati di più nel tuo cuore, così che noi potremo parlarti. Ogni volta che sorridi, il cielo è felice. Tutti dovreste sorridere di più, ma tu ancora più forte, poiché il tuo sorriso è potente, è il tuo punto di forza. Ricorri a questo sempre. Sciogli la corazza di protezione che ti sei creata e tutto sarà più chiaro e luminoso. Noi siamo con te sempre, qualsiasi cosa tu farai. Sii fiduciosa e non temere nulla. Cara Yvette Senesi, questo messaggio per te. Nulla viene lasciato al caso, Yvette, figlia adorata. Ogni giorno è un nuovo inizio e nessun ostacolo è solo per farti tribolare. Tutto scorre e devi aver fiducia in questo. Se ogni momento è importante per qualcosa di più grande, allora nulla è fine a se stesso, ma collegato con il fluire del progetto divino. Fidati che questo progetto è per il tuo bene ultimo e per quello di tutto l'universo. Tutto è collegato, lasciati fluire nello scorrere degli eventi e sii presente con tutto il cuore. Ama, ama, ama ogni cosa, ogni persona, ogni situazione. Tu lo puoi fare, sei una grande luce, accenditi. E io ho finito i miei quattro, ragazzi. Ok, allora parto io con i miei quattro, perché nel frattempo ho visto che è arrivata anche Manuela Maccarini che avevo chiamato prima e quindi adesso leggo i miei messaggi per Manuela Maccarini, Cristina Ottavianoni, Stefania Messori e Lucia Verrilli che ho già visto che sono qui in diretta. Allora, iniziamo con Manuela Maccarini, sorella di luce, il sorriso è sempre presente sul tuo viso. Dona a chi ti circonda serenità. Siamo fieri di te. Hai trovato il modo di vivere pienamente la tua vita. Anche quando ti sembra andar male qualcosa, riesci a trovare il lato positivo. Questa è la missione della tua vita, portare il sorriso, portare quella luce brillante che è dentro di te e che pian piano stai scoprendo. È la luce divina dalla quale tutto proviene. Affidati a lei, cara dolce anima, e tutto sarà più facile. Chi ti è accanto percepisce le tue vibrazioni, sente ciò che puoi dare e allora dona incondizionatamente, dona. Un tuo abbraccio è un nostro abbraccio, perché tu sei parte di noi. Gemma rilucente è il tuo cuore, dal quale proviene il tuo amore, amore che devi donare anche a te stessa. Regalati sempre un sorriso. È fonte di gioia per la tua anima e per il tuo cuore. Anima che brilla di mille diamanti, come i riflessi del sole che bacia lo scorrere lento di un fiume. Porta la luce ovunque tu vai, figlia mia. Noi ti amiamo, ti proteggiamo e ti amiamo e ti aiuteremo sempre. Siamo sempre accanto a te. Noi siamo qui per te, con amore, gli angeli custodi. Ora leggiamo il messaggio per Cristina Ottavianoni. Sorella di luce, sentiamo irrequietezza dentro di te. Trova l'equilibrio nei tuoi pensieri e nel tuo cuore. Tu sai chi sei e cosa hai da dare agli altri. Lascia a noi le tue sofferenze. Le porteremo lontano. Libereremo la tua anima dalle nubi che le impediscono di vedere il sole. Ricorda, il sole c'è sempre, anche quando non lo vedi. Illumina sempre i tuoi passi, perché è il sole della tua anima, quella scintilla divina che ti è stata donata quando sei venuta al mondo, è il sole. Se qualcuno pensa che stia portando una maschera con te, chiedi la verità, ma non permettere che la tua luce si offuschi. Ascolta il tuo cuore, lui sa tutto, conosce cosa hai bisogno per trovare la serenità. L'amore del creato è stato ricoperto da polvere e da nuvole, ma è ancora lì, è sempre stato lì e sempre sarà. Togli questo velo, togli questa polvere, torna nell'amore, cara sorella. L'amore è la forza che nulla può sconfiggere, l'amore per noi stessi, l'amore per gli altri e l'amore per tutto ciò che ci circonda.
Vivi nell'amore e troverai la tua strada, il tuo equilibrio e la tua serenità. Quando sentirai la necessità, ripeti a te stessa: io mi amo, io sono amore, e tutto andrà meglio. Un abbraccio colmo di luce, gli arcangeli Raffaele e Uriel. Adesso leggiamo per Stefania Messori. Anima in cammino, ricerchi la tua strada, continua a camminare senza timore, sii sicura. Passo dopo passo il tuo sentiero diverrà sempre più chiaro. Vuoi trovare il modo di realizzarti, di valorizzarti, di affermarti? Cercalo, sorella, ma cercalo usando il cuore. Per te sono importanti gli affetti che ti sono vicini, sono la cosa più preziosa che tu abbia, la tua famiglia, le tue radici. Te ne sei presa sempre cura e ancora pensi a loro costantemente. Tutti ti sono vicini, anche chi non lo è fisicamente. Candido cuore, è lì che devi guardare da dove vieni. Hai attraversato mondi e tempi per giungere qui. Hai superato diverse prove e le hai superate tutte. È giunto il momento di ricevere ora. È giunto il momento che l'universo ricambi ciò che hai dato. Inizia da qui un nuovo modo di pensare e di vedere le situazioni della vita. Sei onda del mare che appartiene all'oceano dell'amore. Sei roccia che appartiene a Madre Terra, sei brezza di vento che appartiene al cielo. Tutto è in te, tutto proviene da un'unica fonte che ci ha creato. Stringiti alla tua famiglia in un abbraccio d'amore. Senti quanto è potente il potere dell'amore. Questa è la strada che spiana ogni difficoltà e ogni dolore. Seguila accanto a noi e vivi nella luce. Gli arcangeli Sandalfon e Gabriele. Messaggio per Lucia Verrilli. Vibrazioni di pace giungono a noi e noi intoniamo per te lodi melodiose, anima di luce. Tu che conosci la vita nelle sue sfumature, dal rosso di un meraviglioso tramonto al bianco delle nuvole che solcano il cielo, giallo del sole brillante e il blu del mare profondo. Sono i colori della tua anima. Usali, vivili tutti. Mettici tutta la tua volontà. Sono esperienze, sensazioni, emozioni che ti arricchiscono. Sono i colori che portiamo nel cuore. Come giullare di corte che diverte le persone, tu allontani dagli altri i loro pensieri, donandogli momenti spensierati e spiragli di luce per uscire dal loro buio. Gli angeli cantano per te lodi d'amore, ti accompagnano sempre e ti aiutano nel cammino. Continua a donare serenità e donala a te stessa. Siete luce perché provenite dalla luce. Pioggia di cristalli d'oro risplende davanti a te, facendo brillare la tua anima. Alza il tuo cuore al cielo, lo accoglieremo tra le nostre braccia e lo scalderemo con l'amore della fonte che dona la vita. Cuori di angeli giungano a te, che possono donarti serenità e pace. Arcangelo Gabriele. Io ho terminato. Procediamo con gli altri quattro o sentiamo Antonella cosa sta combinando? Come cosa sta Assolutamente. Non so se lo vedrete, aspetta che un secondo faccio ancora un piccolo ritocchino. Perché Mi fa specie attraverso che... tutto Dimmi. questo. Guarda un po', ditemi se lo vedete. Perché ha dei colori un po'. Si vede? Si vede? A colori Si tenui si vede? vede. Bellissimo. È bellissimo. Sono gli angeli della terra, quelli sotto, quelli centrali, quelli che vengono da sopra, diciamo, e che riempiono il cuore lì, donano ognuno il loro cuore per crearne uno immenso. È venuto un po' una cosa così oggi. Sono gli angeli dell'amore cosmico. Sono gli angeli? Dell'amore cosmico. Ah, eccoli là, si vedono perché non so se riuscite, adesso dopo se Sì, non avete sì, sì. tipo, fai brividi, Vedo. ecco, stavo cercando È di... stupendo. Sono perché ci sono anche questi qua che vengono da sopra, adesso li stavo cercando di... perché ho tutto il giallo, devo adesso con un po' con l'arancione di...
Vi faccio. Dove ho questo? Si vedono sopra? Si vedono, mi piace tanto, lo posso avere. Lo vuoi tu, Sopra? Lo Viviana? voglio io, mi piace Eccola. tantissimo, Ecco. E poi sotto ci sono, aspetta, bello. sotto ci sono gli altri due che si vede, perché a dipendenza di come metto il foglio. Ed è un pupo di angeli, proprio. È una connessione tra cielo e terra, continua, uno scambio continuo. Mi Sì, dà l'idea del proprio. flusso. Era quello che mi veniva dopo. Non so mai cosa disegno, dopo, ok, oggi voglio tanti angeli, oggi sono arrivati loro. Eh sì, bisogna fare lo scambio, bisogna, cioè è arrivato il momento di sempre questo cuore che deve essere riempito, perché sennò più piccolo, sempre più grande deve diventare, quindi deve essere una terra che abbia la forma del cuore. Guardate un po' che bello, però l'ho fatta rotonda, magari. Da qualche altro pianeta magari la vedono a forma di cuore. Chissà, Può potrebbe essere. essere, non so, adesso un'idea che mi è venuta così. Invece Può che essere. il pianeta blu, il pianeta del cuore, ma che bello, non so che è più bello, sa chiamarlo così. Beh, non sarebbe male. Speriamo che Dai, arrivi. chissà. Non sarebbe male. Prima di continuare, volevo rispondere un attimo perché ho visto alcune domande. Come si fa a prenotarsi? Antonella ha già risposto, però continuano alcune persone a chiedere. In pratica, di solito il lunedì Antonella, che è una delle nostre moderatrici Io. bravissima, meno male che c'è lei, posta, oppure Katia, postano su Facebook un avviso, un annuncio per prenotarsi. Avete tempo la settimana per prenotarsi. Poi venerdì di solito vengono chiuse le prenotazioni e noi leggiamo i messaggi delle persone che si sono prenotate e che sono presenti nella diretta. Quindi se voi volete un messaggio vi prenotate, però dovete anche assicurare la vostra presenza in diretta, perché altrimenti portate via il posto magari a un'altra persona che vorrebbe avere necessariamente un messaggio. E un'altra invece domanda è di Nedra. Che ha chiesto se c'è un calendario settimanale. In realtà c'è un calendario delle dirette e, come ha detto sempre la nostra Antonella, in pratica alla mattina viene messo un post dove vengono elencate tutte le dirette della giornata e hanno una cadenza. Ad esempio, la nostra diretta è ogni 15 giorni, tutti i sabati, dalle 18 alle 19:30, ogni 15 giorni, e così anche gli altri relatori, le altre dirette. Chiuso la parentesi. Procediamo. Andiamo avanti. Allora, do i miei ultimi quattro nomi: Caroline Bionnaz, Iole De Sandi, Giacomo Montagna e Tania Ururaki. Ok, i miei invece sono Rita Tarantino, Samantha Dallago e Raffaella Garau. I miei quattro invece sono Catiuscia Amorosi, Rosanna Iodice, Monia Passani e Rita Riccardi. E richiamo se sono arrivate Anna Pia Garofano e Jessica Angele Fossard. Allora, prima di iniziare volevo i nomi delle persone che non si sono presentate, come Antonia Elfanti, se fosse presente, e ho già visto che Giacomo Montagna non c'è, quindi leggo i miei tre che sono Viviana, rimasti. scusami, perdonami. C'è un Bruno che chiede un chiarimento da te, lo metto in diretta. Mi hai letto un messaggio prima. Dipende da quello che viene, dunque, in quel momento in canalizzazione può essere amato figlio, anima amata, sorella. Dipende dal momento in cui siamo in canalizzazione, il messaggio che arriva non necessariamente iniziano sempre con una parola uguale. Giusto.
vero, sorella, figlio, anima, o addirittura magari tante volte non iniziano neanche, ad esempio io tanti messaggi che ho ricevuto non iniziano di direttamente con anime così, ma vanno subito nel messaggio. Sì. Dipende da come siamo noi in quel momento che stiamo iniziando a canalizzare, che siamo concentrati lì e quello che arriva e noi scriviamo. Ti ringrazio. Nel frattempo c'è Stefania che chiede ad Antonella se i disegni che stai facendo sono per qualcuno della diretta. No, sono per tutti, sono per, valgono per tutti quelli che sono in diretta o quelli che poi vedranno successivamente questa trasmissione. Io faccio adesso, prima facevo per qualcuno, adesso preferisco farlo per tutti, quindi c'è questo messaggio che sto facendo adesso, questo dipinto, proprio per tutti quelli che seguono in questo momento e che seguiranno. Poi logicamente se volessero Però qualcosa faccio, no, però c'è anche una cosa, scusa che ne so, una cosa anche che faccio, che se qualcuno desidera che io faccia un disegno per una persona in particolare, me lo chiedono e poi posso farlo personalizzato, cioè io non so mai anche lì come lo canalizzo, cioè che cosa verrà, ma in base alla persona poi io lo riesco a mettere su carta, su dipinto, su quello che è. Quello faccio anche, perché qua sono generali, non sono di una persona in particolare. Poi faccio anche quelli che se uno vuole posso anche fare quello. Oppure se qualcuno piace di quelli che ho già, non c'è problema, possiamo metterci d'accordo. Antonella, se io ti dicessi, tanto avresti voglia di fare un dipinto per me, canalizzando, ma ci canalizzeresti anche un messaggio insieme al quadro, lo farei io. Ah, beh, sì, farei tutti e due. Farei sì, il messaggio che canalizzo, poi dopo che ho canalizzato il messaggio vado a fare Disegno. il disegno, sì, quello lo faccio successivamente. Bello, Quello è una bello. cosa che mi piace anche fare, sì, molto bello. Grazie. Infatti ho visto una persona che gliel'ho fatto, io non la conoscevo, eccetera. Gliel'ho spedito e quando gliel'ho mandato questa persona è rimasta abbastanza cioè, meravigliata perché comunque avevo messo i colori che a lei piacevano e io non so, cioè, non so nemmeno chi fosse. Comunque ho canalizzato per lei un messaggio e diciamo che poi sono usciti i colori che a lei piacevano, che avrebbe desiderato. Quindi ho fatto tutte delle tinte sull'azzurro, blu, questi colori qua. Quindi lei quando l'ha aperto penso che sia stata felicissima di questo. Quindi anche io sono felice poi di questo dono che ho ricevuto, poi del ringraziamento e la felicità che comunque ha reso questa cosa. Quindi, bellissimo. Ho sbagliato, scusatemi, perché c'era Maria Pia che ti chiede un disegno, direi di, eccola qua, l'ho trovata, se avessi voglia di fare un disegno, io direi che se ti contatti in privato poi... Contatta su Messenger, se mi contatta su Messenger poi vi spiego. Ok, grazie. Procediamo. Ok. Continuo a leggere allora, ho visto che è arrivata anche l'ultima persona che mi mancava, quindi vado avanti con il messaggio per Carolina Dionati. Anima dolce, dove sta il vero amore? Ovunque è la risposta. L'amore, l'amare, è unire due preziosi e meravigliosi universi che si incontrano per creare nuovi mondi dove si avverte la bellezza della nuova realtà. Chi sta lavorando a costruire nuove strade può già camminare su nuove frequenze e creare nuove relazioni di ogni tipo. Il senso di unione che si crea si sta facendo strada dentro di te. Sei sulla via dell'amore. È importante trovare e coltivare rapporti che diano un senso alle nostre azioni ed essere riconoscenti verso chi ti dà e chi ti darà calore e affetto, nel riconoscersi, nel riconoscere la tua essenza, in sintonia come trovarsi
in un'oasi di pace, di empatia. Amata figlia, ti sto incoraggiando a comprendere che il momento è perfetto per connetterti alla magia del cuore, per permetterti di sbocciare in tutto ciò che sei. Vai avanti nel tocco gentile della luce divina. Con amore, Arcangelo Shamuel. Iole De Sandi. Amata figlia, comunichiamo con la tua anima. Siamo qui con te per una guarigione profonda. Una guarigione di liberazione da ciò che ancora ti tiene ancorata al passato. Vai verso la luce, sentiti pronta al cambiamento. Incontra nel silenzio i ricordi e lascia andare. Il tempo dell'amore è adesso. Sii consapevole della sacralità della vita, del divino e fanne nutrimento. Riscopri te stessa e inizia a cercare il meglio per te. È difficile lasciare andare, ma è importante metterlo in pratica. Riconosci che non sei per tutti e che tutti non sono per te. Abbandona l'attaccamento e proteggi la tua energia. Sii un rifugio per te stessa, solo per chi merita la tua accoglienza. Amata anima, devi capire che solo tu sei la padrona della tua vita e che meriti un amore vero, un'amicizia vera. Sentimenti veri, con persone sane, con persone a te affini. Accogli i nostri amorevoli consigli e ti accorgerai che tutto inizierà a cambiare. Namaste, i tuoi angeli custodi. Giacoma Montagna. Figlia cara, respira, medita, approfondisci il tuo sentire. Tutto è qui e ora. Vivere è sentire. Respira tutta l'intensità dei doni che il cambiamento ti sta portando. Ascoltati, hai tanto da dirti, da raccontarti. Guardati da spettatrice e gioisci di tutto ciò che è stato. Sii grata per tutto il viaggio che hai fatto. Accogli ogni sentimento che arriva e benedici tutto ciò che è stato. Poi ascolta il tuo cuore. E sentirai che un nuovo flusso di energia scorrerà in ogni tua cellula. La tua vita comincerà a trasformarti. Nuove strade si apriranno davanti a te, fino a raggiungere ciò che realmente desideri. Non sarai lunga, non sarai sola lungo la strada. Persone nuove si avvicineranno a te, che vibrano alla tua stessa frequenza. Fa della tua vita una ricerca continua. Impara. Ama, sorridi, fa tutto ciò, fa che tutto sia connesso al tuo centro, il tuo cuore si aprirà sempre di più e in espansione si materializzeranno i tuoi sogni. Sentiti nell'abbondanza. Namaste, figlia amata, Arcangelo Gabriele. Tania Kururaki. Anima cara, prendi coscienza di ciò che gli altri hanno fatto per te. E anche ciò che tu hai fatto per gli altri. Sviluppa la capacità di aprirti in tutti e due i sensi, mostrando un atteggiamento compassionevole. Ti porterà a dare una definizione di amore incondizionato. Ti sposterai su una nuova frequenza, vibrando molto più in alto, a ciò che ti porterà a recuperare il senso di unità. È un nuovo inizio, prezioso. Sii la forza che vince sui limiti, affinché ciò che divide venga sciolto nel risorgere dell'amore. Sarà come rinascere e avrai occhi nuovi per scorgere la luce in ogni cuore. Sentirai un amore, un grande calore nel petto. Sono io, amata figlia. Mi riconoscerai, l'Arcangelo Gabriele. Il cuore sereno proseguirà nel nostro cerchio a ricordarti che sono con te sempre. È il momento di fare ordine e andare oltre con fiducia, con nuove prospettive che ti attendono. Crea, amata figlia, tutto andrà come giusto, con il cuore che rivoluziona con ardore.
Namaste. E io ho terminato, a meno che Antonia Delfanti non sia entrata nella diretta. Ok, allora parto io con i miei ultimi. Ti chiedo, Giorgio, se tu hai letto Samantha dal lago, perché io non l'ho vista ancora. Grazie. Non l'ho vista e se è presente te lo faccio sapere. Grazie mille. Allora, intanto parto, il messaggio è per Raffaella Garau. Ciao Raffi, la tua luce è meravigliosa, cara dolce anima. Resta nell'amore puro sempre. Ricordati che amare te stessa è la base per poter amare davvero gli altri. Apriti a nuova vita, respira aria nuova. Non senti il vento del cambiamento che soffia sul tuo cuore? Sai che l'amore ha molte facce. Non chiudere nessuna porta. Tutto ha senso, perché tutto è amore. Ora non ti resta che spalancare il tuo cuore ad ogni possibilità. Sai che noi siamo accanto a te e a tutti voi. Apriti con fiducia, lascia andare e libera il tuo spirito dai vecchi schemi. Ci siamo, conta sempre su di noi. E poi ho il messaggio per Rita Tarantino. Cara anima di luce, eccoci qui per te. E per il tuo conforto e sostegno. Ciò che dovete comprendere è che basta il vostro cuore per vivere una vita degna, piena di significato. A volte questo ti sfugge, piccola luce, e ti chiedi se tutto ciò ha veramente un senso. Poi dentro di te sai già la risposta, ovviamente. Quindi, piccola anima cara, vivi. Vivete ogni attimo con ogni cellula del vostro corpo. L'esperienza terrena serve a farvi ritornare in voi. Aprite tutti i canali e ascoltate. Ascoltate tutto ciò che vi arriva, tutto ciò che provate con la consapevolezza che ogni cosa è solo un passaggio, a volte stretto e tortuoso e a volte largo e comodo, ma tutti verso casa. Affidati e accetta, è l'unico modo per vivere. Accetta e ama ogni cosa, apriti ad ogni esperienza e lasciala attraversarti. Il resto verrà da sé. Sei amata e sempre sostenuta e sempre protetta. Affidati, cara, noi ci siamo sempre. Se Samantha non è arrivata, anch'io ho finito. No, io non l'ho vista. Leggo le quattro persone che ti sono palesate prima, poi magari rileggiamo i nomi delle persone che non c'erano. Ok, allora io leggo il messaggio per Katiuscia Morosi. Il fuoco arde dentro di te, fuoco che scalda, ma allo stesso tempo brucia. Il fuoco trasforma, trasforma ogni cosa. Per questo ti esortiamo ad usarlo nel migliore dei modi. Lascia andare la rabbia, trasformala in amore. Lascia andare le tensioni, trasformale in gioia. Lascia andare i momenti bui, trasformali in luce. Sei in grado di fare tutto questo, possiedi tutte le capacità, devi solo volerlo. Vuoi la pace? Trova la pace. Ascoltati, apri il cassetto del tuo cuore e mostra a tutti quanto è brillante e luminoso. Possiede la luce dell'intero universo. È la nostra luce. Guardala, ammira la meraviglia del creato. Ogni cosa è meraviglia. Tu sei meraviglia. Lascia la spada e prendi una piuma. Scrivi, scrivi parole di amore, parole che sono un inno alla pace. Noi siamo qui, ti prendiamo per mano, ti conduciamo ogni giorno verso il tuo destino. Sorella cara, ascoltaci e troverai la tranquillità. Noi ti amiamo e saremo sempre al tuo fianco. Abbi fiducia in noi, abbi fiducia nell'amore. È in grado di trasformare le urla di un litigio in canto di armonia. È in grado di trasformare un gesto di rabbia in un gesto di pace. Questo è il potere dell'amore e tu puoi fare tutto questo con il nostro aiuto. Ti abbracciamo, Arcangelo Michele.
Messaggio per Rosanna Iodice. Cara sorella di luce, suoni di gioia giungono a noi, sono risate spensierate che vibrano fino a noi. Questa è la tua forza, il dono che la sorgente ha deciso di donarti. Usalo sempre quando ti senti triste, quando pensi che tutto sia difficile. Sorridi, sorridi sempre. Riuscirai ad alleggerire il peso dei tuoi pensieri. Grazie al brillare del tuo viso, riuscirai ad aiutare gli altri. Porta la serenità nei cuori della gente. Attraverso di te ritroveranno la luce che infonderà a loro il motivo di continuare il cammino, anche quando hanno perso la speranza. Il sorriso di un bambino quando entra in un negozio di caramelle dovrà essere la tua guida di vita. Il sorriso che rincuora, il sorriso che cura i cuori feriti. Dolce Anna, siamo fieri di te, sei nell'amore e porti amore. Raccogli un raggio di sole tra le nuvole, sei per gli altri tu, un raggio di sole. La luce che brilla anche quando la notte sembra non finire. Cara figlia, noi ti amiamo e in ogni momento siamo con te. Abbraccia le persone che ami, quello sarà il nostro abbraccio d'amore. Rosa senza spine è la tua anima, il cui profumo si espande in ogni luogo. Gaudio e giubilo, nell'universo dal risuonare di gioia, riempi i nostri cuori. Vivi nell'amore e nell'amore vivrai per sempre. Arcangelo Gabriele. Questo invece è il messaggio per Ammonia Passani. Sorella di luce, vogliamo farti un dono perché sentiamo in te la voglia di pace e serenità che a fatica trovi. Tu per noi sei un giglio di immacolata purezza che si nutre alla luce del sole e si ristora con la pioggia del mattino. Gocce di rugiada si posano su di te, attraverso le quali la vita si riflette in arcobaleni di amore. Nel tuo cuore ci sono ancora ferite che devono guarire. E proprio per difenderti da altre cicatrici che potranno formarsi, hai deciso di proteggerti dietro a un velo di diffidenza. Chiediamo all'arcobaleno di fare breccia in questa barriera. Il potere dell'amore è in grado di guarire ogni male. Avvolgiti con i mille colori della vita. Ti doneranno la forza e la sicurezza che ti aiuterà ad abbassare questo velo. Sei indifesa, reagisci ad ogni attacco. Sei instancabile, ma ogni anima ha bisogno di riposo. Ogni anima ha bisogno di amore. Oggi noi ti doniamo la luce della vita, l'amore di questo arcobaleno, che possa concederti la pace. Tutti i colori guariranno le tue ferite, regalando il sogno di luce che è l'amore incondizionato. Tu sei amore, noi siamo amore, tutto è amore. Prendi la forza e riprendi a camminare con passo deciso verso l'orizzonte. Noi ti saremo accanto. Qui sono arrivati gli arcangeli Uriel, Michele e Raffaele. L'ultimo messaggio è per Rita Riccardi. Cuore sensibile, come petali di rosa sentiamo. Amore verso la vita e verso gli altri possiedi. Dolce anima, ti senti fragile come un cristallo, ma non lo sei. Siamo qui a proteggerti. Sempre ti avvolgeremo con le nostre ali, colme di amore. Risaneremo ogni dolore che porti dentro di te. Cara sorella, guarda la tua anima attraverso lo specchio. Guardala al di là della superficie. Guardati dentro. Vedrai un mondo meraviglioso e tu fai parte di esso. Sei luce, luce che scalda i cuori. Attraverso i tuoi occhi potrai vedere anche il fiore più delicato ha vinto vento e tempeste per crescere. Tu sei quel fiore, sei il nostro fiore. Figlia amata, scrivi sul tuo cuore queste parole. Io sono meraviglia del creato. Pioggia di diamanti scenda su di te, che faccia brillare ciò che sei. Amati e accettati senza volere troppo da te stessa. Mostra a tutti il fiore che hai nel cuore. È finito il tempo di tenere dentro questo fiore in una teca. Genti da ogni dove giungeranno per ammirare la bellezza della tua anima. Metti una mano sul cuore e ascolta il battito della vita e dell'amore. Gli arcangeli Uriel e Raffaele. Io termino. Io avrei ancora due messaggi per Anna Pierpaolo
Pia Garofano e Jessica Angele Fossard, se nel frattempo sono arrivati. Voi avete ancora qualcuno? Io sì, manca Samantha. Samantha dal lago, che però io non leggo tra i messaggi. Anche a me ne mancherebbe uno, ma non c'è Antonia. Antonella invece lì come va? Bene, vi ho mandato, non riesce a metterlo su? Sì, immagine? Posso. Non riesci, ah, ok. Ce lo fai vedere così in diretta? Perché non so se si riesce a vedere, perché non ho tanta luce. Secondo solo che provo a accendere qualcosa ancora. Vediamo se. Si vede? Sì, si vede. Riflette perché sono. Hai usato l'oro? E ha usato l'oro, l'argento e il platino, no, cosa che è? Un po' più scuro dell'oro. Il bronzo, È bruno. bronzo perlato e l'oro, cioè questo qua, l'argento no, non l'ho usato in effetti. Perlato, che sennò poi diventa troppo scuro. Questo qua. Però posso farvi vedere qualcosa che ho fatto in questa ultima settimana, se volete. Ti Su interrompo un questa. secondo perché nel frattempo è arrivata Samantha del Sì, Lago, non so chi ce l'ha. è arrivato. Ce l'ho io, Giorgio. Ben arrivata Samantha. Ed ecco pronto il messaggio per te, cara. Cara Sam, dolce anima un po' spaventata, non credere di non farcela, neppure per un attimo. Guardati, Sam. Come ti vediamo noi, sei meravigliosa, e forte, e tenace. Difendi le tue idee, abbi il coraggio di prendere in mano la tua vita. Tu sei una forza, e ora sai che non sei sola. La luce del creato ti illumina, e illumina il tuo cammino. Sta tranquilla, che ogni cosa andrà al suo posto, perché nell'amore tutto è già a posto così com'è, nell'istante in cui è. E tu sei già perfetta così come sei. Sei meravigliosa e tanto, tanto amata. Ascolta solo il tuo cuore. Sei amata, figlia, tantissimo. Bello, bello. Qua ti fanno i complimenti per il quadro, Antonella. Chiara dice che è bellissimo. Eccola qua. È Ciao la nostra Chiara, Chiara. grazie Chiara. Che poi ci seguirà nella diretta parlando proprio di amore per i nemici, una cosa tosta, amare i nemici. Quello che ho raccontato io prima, quando tu sei scappato, più o meno. Vuoi vedere? Hai ancora qualcuno da leggere? Io non ho visto nessuno arrivato. Non, io ripeto i miei nomi, Anna Pia Garofano e Jessica Angele Fossard, nel caso. Se no, se no vi faccio vedere diciamo, quelli che ho fatto gli ultimi periodi, se non mi ricordo. Posso farvi rivedere intanto che aspettiamo? Certo. Allora, questo anche, adesso lo lascio a voi interpretare. Allora, aspetta, si vede? Che purtroppo uso questi colori un po' particolari. Si vede? Si vede, così è perfetto e piace a me. Questo qua anche lui è un po' Stupendo. particolare. Questo è utile. Ho messo questo sole che emette È cuore. lui. Chi è? Ultimamente molto presente, è Uriel. Uriel. Se no, infatti guarda, ce n'è un altro qua che stavo.
ho iniziato, che non ho finito, spero che faccio vedere. Un altro Uriel, mi sa. Anche okay. Lui. Questo è Raffaele. È Raffaele, non è Uriel? No. Eppure è Samuel, visto che è bianco. No, è un po'... è bianco e giallo, è che non si vede attraverso... non si vede tanto attraverso... poi aspetta questo. Poi ho un argento... questo. Ecco, questo è Shamuel. Ma Antonella, ti faccio una domanda. Non ti è mai capitato di dipingerli tutti e sette insieme? No, non ho. Oppure una cerchia di angeli? No, adesso oggi... sai perché? Col pennello è molto difficile anche farli piccoli, no? Quindi io avrei bisogno delle belle... un bellissimo... ah, però proverò anche a fare quello, dai, un suggerimento. Secondo me adesso un po', perché ho qua, adesso l'ho messo dentro, non mi ricordo se questo l'avete già visto. Antonella, potresti farci un pannello gigante con sette archi, con i colori dei sette chakra, a noi della famiglia. Lo vedremo, aspetta, dov'è che è qua? Questo, no, lo tiro fuori perché qua non si vede. Vediamo un po' se riesco a toglierlo. Non so più dove metterli, allora li ho messi qua dentro, però questo effettivamente non esce. Ciao Palma, no. Intanto saluto Palma. Non riesco a tirarlo fuori. Ma si riusciva a vedere comunque? Si riusciva a vedere, ok. Sì. Questo qua, così forse in piedi. Si vede? C'è il riflesso. Perché dentro una mappetta... Metatron. No, non riesco, così non... devo levarli, sennò non mi vedete. No, ma si vede. No, ma si vede. Io vedo riflesso. E non riesco a toglierli adesso. Li ho messi qua dentro, mi sa che non ho fatto un vero affare. Faccio vedere un po' l'album così. Faccio passare. Un po'. Ci sono anche questi. Sono tutti un po' colorati. Poi avevo... quelli rossi. Sarebbe carino, sì. Come Viviana, un quadretto per ogni arcangelo, poi fare tipo il puzzle, metterli insieme, fare qualcosa. Sì, tipo ci sono puzzle. Anche questi. Il puzzle, più o meno. Guardate questi qua rossi. Si vedono? Sì. Questi. Poi ho anche questi qua. Ma questi... questi sono su fogli, non sono quadri proprio. Sono tutti su carta apposta per fare, diciamo, per fare l'acrilico. Sono grossi, cioè sono fogli molto grossi. Okay. Se no avrei 50.000 tele in casa, non ho spazio per tenerle. Anche questo. Si vedono? Sì. Almeno vi faccio vedere un pochino. Faccio questo. Per lì è bellissimo. Sono tutti un po' strani, un po'. È il periodo oro, rosso, giallo. Guarda che bello. Adesso sì. Si passano uno, si guardano l'altro. Quindi faccio gli sfondi, poi dopo me li cerco di fare le coppiette. Poi questo qua, che era già dall'altra volta, che devo... vediamo un po' dietro ancora cosa c'ho. Questo fatto vedere. Qua. Donella, ci devi insegnare a disegnare. Quelli, vedi, per esempio questi sono strani, questi li ho fatti col pennarello. Vedi, questi qua mi è uscita sta roba, ma tu parti con la penna, con la matita, anche questo qua è strano, se volete. Cioè, parti con la matita, non vai diretta con il pennarello. No, come se pasticciassi, no, col pennarello, come se pasticciassi, poi gli do una forma. Questi qua sono quelli dell'altro anno. C'è chi fa gli scarabocchi come me, non so che cosa fare, si mette lì e lei fa i quadri invece. Sì, anche questo qua è quello che ho fatto per una mia amica, però è una fotocopia questo, eh. Ovviamente l'originale è un po' diverso. No, la fotocopia, una foto. Però ecco, ho fatto questo quadro, praticamente questo, per una mia amica, solo che in base a come lo guardavi, cambiava continuamente la luce, quindi era anche impossibile fotografarlo perché in
una maniera aveva un colore, di giorno aveva un colore, di notte ne aveva un altro, come se magicamente cambiava. E quindi era un po' particolare. Dopo altro forse ce ne ho. Ah no, aspetta, non ti faccio vedere quello delle carte di Gaetano. Non so, forse avete visto questo. Lo vedete? Questo è delle carte di Gaetano. Degli angeli custodi. Questo ci sono, questo. Solo che io, oltre che fare dipingere, ero anche sono anche fotografa. Quindi, poi ho fatto anche dei lavori aiutandomi con la fotografia, facendo anche lì delle trasformazioni. E quando non potevo dipingere perché occupava troppo spazio, mi occupavo di fotografia e facevo. Trasformavo, diciamo, le fotografie, le facevo diventare un po' un'opera d'arte anche quella, e quella non occupava tanto spazio. Però io vado a sezioni, ogni tot anni cambio, diciamo, cambio zona, non so perché, una volta una cosa, una volta un'altra, ma è bello anche così cambiare, così non ti annoi, c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. È anche uno spaziale, no? Aspetta, c'è ancora un altro che è nelle carte, che è anche questo, l'avete visto? Bellissimo. Sta nelle carte di Gaetano. Ah, sono, infatti sono veramente contenta, le ho ricevute tra l'altro, grazie Gaetano, e veramente mi piacciono un casino, veramente un bellissimo mazzo fatto così un po' più diverso da quello del primo, veramente mi piace tantissimo, bello bello. Vuoi tirare fuori una carta? Un regalo a chi non ha ricevuto un messaggio con le carte, no? Antonella, così ci... Io? Vuoi che le scelgo io? Aspetta. Se volete scelgo una carta. Vogliamo fare come fa Gaetano. Come fa Gaetano? Iniziamo Gaetano stasera. Dai, facciamo come fa Gaetano. Cioè, tu scegli la persona, io scelgo la carta, dai. No, di solito Gaetano fa dall'1 al 5, ad esempio... Chi sceglie okay. L'uno, chi sceglie il due, e tu prendi 5 carte e così ognuno di quelli presenti ancora adesso nella diretta hanno un messaggio. Ah, così okay. Sono allora contenti facciamo... tutti. Mm? Quindi scegliete allora... chi è rimasto ancora qui in diretta, chi sceglie l'1, il 2, il 3, il 4 e il 5. Intanto Antonella mischia le carte e poi l'1, il 2, il 3, eccetera, lei vi dirà qual è il messaggio. Poi vediamo se... Allora, adesso comincio col numero 1. Allora, Gabriele, muoviti su sentieri di purezza. Questa è la numero 1. Allora, poi facciamo la numero 2. La numero 2. Ah, gli angeli custodi. Sì, paziente, la numero 2. Vediamo la numero 3. Hamwe. Ok. Lasciati guidare. Quindi tutti quelli che hanno bisogno di una mano, basta chiedere e lo aiutano. Vediamo un po'. Il numero 4. Michele, l'unica felicità possibile è nel presente. Bella. Tra le altre cose, io avevo un messaggio un po' che dopo non mi piaceva, che però diceva tipo questo: cammina verso il tuo futuro e resta nel tuo presente. Mettiti alle spalle il tuo passato e cammina. Vedi? L'ha suggerito. Dovremmo imparare. Neanche farlo apposta, vedi? E vediamo l'ultimo, cos'è il numero 5? Numero 5. Allora, Zacchier. Allora, sii sempre pronto ad accogliere. Questo, quindi, bisogna accogliere l'amore, le persone. Un bellissimo messaggio: ad accogliere tutto, anche le cose che ci sembrano negative, ma che in realtà ci portano alla presa di un insegnamento, no? Quindi, sempre in accoglienza e cambiare la prospettiva di quello. Eventualmente
Infatti, il pezzetto continuava del messaggio era: gli ostacoli sono quelli che ci permettono di raggiungere gli scopi che abbiamo prefissato. Vedi, l'ostacolo accetta l'ostacolo come. Perché infatti era un po' un messaggio tipo: hai degli ostacoli, devi fare. Come si può dire? Gli ostacoli si possono comunque superare, Superare, ma prenderne anche comunque da quegli ostacoli, trasformarli in qualcosa che impariamo per quell'ostacolo ci si presenta perché o siamo sulla strada sbagliata o perché comunque dobbiamo imparare qualche cosa. Quindi prenderlo come non come un no, perché capitano tutti a me, però potrebbe essere un incentivo a fare una trasformazione o a cambiare qualcosa, o prendere delle decisioni. Quindi è un po' anche quello che mi veniva. Un po' dei messaggi che mi venivano in questi giorni, no? Quindi ognuno deve saper scegliere, vedere dove si vuole andare, perché comunque tante persone non sanno, sono qui, sono comoda, se vorrei qualcosa, chi me lo fa o me lo faccio io, no? Però tante volte le persone rimangono proprio ferme su delle convinzioni, magari che poi non sono neanche le loro, oltretutto, o più comode. Quindi tante volte provare a fare qualcosa di diverso è sempre un aiuto, comunque uno stimolo, qualche cosa. Diciamo, per mia esperienza, anch'io continuo diciamo, a imparare, a guardare, a studiare, perché comunque non ho mai finito, c'è sempre qualcosa di bello da sapere. E guardandomi intorno so ancora che ho tantissime cose che non conosco e che voglio imparare. Quindi, mai fermarsi. Io Mai. Tutti si in cammino. iniziato addirittura una scuola che comunque era abbastanza tosta e l'ho iniziata a quasi 50 anni, quindi non è mai troppo tardi per fare le cose. Quindi sono buttata in una cosa che oltretutto mai, cioè nel senso qualcosa che non c'entrava niente con quello che avevo fatto fino adesso. Quindi io dico, la gente, non fermatevi, c'è sempre, anche se credete che non è quella la vostra strada, provateci, tanto cosa Anzi, a c'è sempre volte da fare. sono sfide, no? E nella sfida c'è lo stimolo a migliorarsi ancora di più, no? Spesso. Certo, io ero andata in crisi quando ho fatto quella cosa, quella scuola lì, perché comunque cioè, mi sono scaraventata in qualcosa che per me era arabo per dire, no? Quindi però l'ho portata fino in fondo con tanti sacrifici, con tanti, perché comunque con tanto studio, oltretutto studiavo troppo, alla fine non mi ricordavo più niente, avevo più gli esami, no? Quindi a volte cosa. Come? Andavi in blackout. Sì, no, non mi ricordo, continuavo a studiare, ma poi non mi ricordavo più. Quando le vedevo mi ricordavo, poi se me le chiedevi dopo 5 minuti non mi ricordavo più niente. Quindi sono andata un po'. Sì, quello sì, però anche lì è servito anche quello, perché comunque oggi ho delle conoscenze ancora ulteriori di cose che non mi sarei mai immaginata di studiare. Ragazzi, La curiosità è proprio il sale del nostro percorso. Essere curiosi credo che ci dia proprio una marcia in più. No? Sicuramente. Ci vogliono Ragazzi, anche. Come scusami, siamo messi? no, mi Sì! pensi che abbiamo finito. Io direi di lasciare un attimo Maria Grazia, così conclude lei. Ah, Cosa vuoi dire? aiuto! Cosa voglio dire? Che ho visto tanti grazie ai messaggi, ma in realtà mi sento di dire grazie io, perché canalizzare messaggi angelici fa bene in primis a noi. È proprio un riempirsi di amore, di luce, e in ogni messaggio c'è un pezzo di verità per tutti noi, sono sempre per tutti. E lo dicevamo prima quando ci siamo trovati un attimo prima con Viviana, Giorgio e Antonella, che sono tutti collegati, no? Fidiamoci di quello che è il percorso divino che dobbiamo fare. C'è un perché, c'è un progetto. E quindi se pensiamo quello, forse davvero anche i momenti più duri hanno un significato diverso, non sono meno duri perché restano difficili, però
però acquistano un altro punto di vista, un'altra luce. E poi sapere di avere gli angeli vicini è tanto, è davvero un dono del cielo. Grazie a Gaetano di questa opportunità, grazie a voi per avermi supportato perché ero proprio un po' persa e mi sono divertita, è stato bellissimo. Grazie, grazie a È tutti. stata bravissima. Noi ci Sì, rivediamo grazie il 26 di febbraio, sempre alle 18:19:30. a tutti. E grazie Antonella e grazie a Katia che ci sostengono sempre Sì. nelle nostre dirette. Grazie. Grazie a voi, alla prossima. Grazie. Ciao. Alla prossima. Ciao.